Annunciare Cristo in tutte quelle che sono le periferie dell'esistenza, siano esse i paesi poveri dove si muore per l'assenza di cibo, siano anche le nazioni ricche dove apparentemente c'è tutto ma manca la parola di vita del Vangelo. Con questo proposito ambizioso, viste le sfide imposte dalla secolarizzazione, dal pluralismo religioso, dai cambiamenti culturali, si è svolto alla Pontificia Università Urbaniana di Roma un convegno che ha riunito studenti e docenti di tutto il mondo dal titolo Il cammino della missione. Punto di partenza, il decreto ad Gentes, promulgato 50 anni fa, il 7 dicembre del 1965, a chiusura del Concilio Vaticano II. Un testo unico e prezioso che rilancia l'attività missionaria come esperienza costitutiva della Chiesa, esperienza di dialogo e testimonianza fino agli estremi confini della Terra, condividendo le fatiche, i dolori, le gioie e le speranze dell'umanità a cui si va incontro. Padre Benedict Canacappalli, decano della Facoltà di Missiologia. Nel periodo di Ad Gentes si parla di 2 miliardi di persone che non sono ancora cristiane, che non conoscono il Vangelo, ma oggi il numero è cresciuto, possiamo dire che presso poco 6 miliardi di persone o non hanno sentito il Vangelo o lo conoscono molto poco. Questa situazione permane e per questo motivo questo convegno che noi facciamo può avere dare un nuovo slancio a quello che è lo sforzo missionario, di comprendere cosa significa la missione e anche mettere in atto quello che è il mandato missionario che abbiamo ricevuto. La missione dunque resta ancora l'espressione massima, universale, il cuore pulsante di una Chiesa viva, ma nello scenario attuale bisogna capire come è più efficacemente possibile gettare il seme della parola. Suor Simona Brambilla, superiora generale delle missionarie della Consolata per diversi anni in Mozambico, è convinta che servano le opere più che le parole. E lo sperimentiamo in tanti contesti, siamo in contesti non cristiani, per esempio islamici, in cui è assolutamente impensabile l'annuncio verbale. Ma questo contesto non impedisce quello che è la testimonianza dei valori cristiani, come la riconciliazione, il perdono, la carità disinteressata. Direi che questa è la prima e fondamentale forma di annuncio, ancora oggi, anzi oggi più di ieri. Fondamentale essere una Chiesa in uscita, come chiede Papa Francesco, anche se in contesti difficili, segnati dalla guerra e dall'estremismo, rimanere e diffondere la verità del Vangelo. Questo è un atteggiamento fondamentale, l'atteggiamento del rimanere. Ci si riesce se si vuole bene alla gente, cioè se si instaurano veramente relazioni di voler bene, di benevolenza. E questo devo dire con gioia che è capitato. Ci è capitato in Somalia, ecco, fino a che siamo riusciti a restare e dopo l'uccisione di Suor Leonella Sgorbati purtroppo non si è potuto rimanere ancora. Ma ecco, non è l'unica zona, l'unica esperienza. Siamo per esempio in Liberia, dove non c'è il problema per esempio di un dialogo interreligioso difficile, ma siamo rimaste, le sorelle sono rimaste durante l'epidemia di Ebola. E questo è un segno che vale molto più di tante parole.